era il tuo primo derby e il primo derby te lo sei messo in tasca con, penso, un ricordo che ti rimarrà bellissimo. È come il primo amore, non si scorda mai. Effettivamente è uno spettacolo bellissimo, poi poterla vivere da dentro. Come dicevo prima, faccio complimenti alle due società, alla città tutta, che è riuscita a creargli tutto questo splendore, tutta questa attenzione. E io sono privilegiato ad esserci dentro. È stata anche un po' una partita a scacchi, perché l'avete preparata in una maniera, poi Montella ha fatto dei cambi, tu hai dovuto correggere per cercare di contenere. Il Milan ha fatto bene, forse ci ha creato problemi veri solo all'inizio del secondo tempo, e si è meritata quel gol del pareggio, secondo me. Magari il secondo pareggio un po' meno. Sì, nel secondo tempo ci ha creato qualche problema a livello di velocità di gioco, ci hanno preso il pallino, ci hanno preso la metà campo in alcuni momenti e noi abbiamo dovuto sistemare qualcosa, come hanno fatto loro alla fine del primo tempo, perché sono stati molto più offensivi, hanno rischiato molto di più, hanno portato Borini alto a fare l'attaccante, hanno messo le due punte centrali, hanno messo i due trequartisti. Però poi noi non si riusciva con frequenza a ripartire, però tutte quelle volte che ce l'abbiamo fatta gli abbiamo creato problemi seri. Abbiamo fatto male, anche perché non è che potevano una volta sotto rimanere ad aspettarci come hanno fatto nel primo tempo. Andiamo subito in studio da Alberto De Nagaia. Buonasera mister, tanto complimenti per la vittoria nel derby, che ovviamente ci rende tutti felici. Quanto ha influito nel secondo tempo l'essersi ritrovati con i due mediani ammoniti? Insomma, può avere un po'... aiutato il Milan, insomma, si sono ritrovati nella posizione praticamente di non poter più fare un fallo. No, quello fa parte dell'intelligenza poi dei calciatori che abbiamo. Abbiamo dei professionisti seri, professionisti nella sua completezza poi dell'aggettivo, della qualità, delle scelte, del capire il momento. Quella che ci ha creato più problemi da munizione è stata quella su Miranda subito all'inizio, perché poi avere un centrale che ha ammonito con l'uomo contro uomo lì, che loro ti creavano sempre perché ci hanno lasciato sempre i due attaccanti addosso, e non era facile da portarla in fondo, per cui poi aggravata dalle due ammonizioni dei due mediani, naturalmente, per cui ci voleva l'attenzione di dover essere ugualmente mediani che strappavano tutto e di non andare oltre quel limite che poteva comportare, insomma, l'ammonizione. Invece mister, lei era proprio in prima fila quando è stato fischiato il fallo a Perisic su André Silva. Ci dice un po' come l'ha vista lei, perché da quel fallo poi fischiato a noi è arrivato il gol del Milan. Sì, ma io non voglio andare a commentare quelle che sono le situazioni del direttore di gara, perché secondo me ha condotto la partita in maniera eccellente, ecco. E di conseguenza noi si è fatto quello che si doveva fare, il direttore di gara ha preso le sue scelte, ma quando poi siamo determinati, anche se qualche scelta può essere contraria a quello che era la regola, si riesce a portare a casa ugualmente il risultato. Mister, dove può arrivare Mauro Icardi? È giovanissimo, trascinatore di questa squadra. Dove ce lo volete mandare? Mauro deve fare così, Mauro ha queste qualità qui, è il capitano dell'Inter, Mauro, non è il giocatore qualunque. Ieri ho detto alle spalle larghe quanto Ibrahimovic, perché lui ci sta a prendersi le responsabilità, le vuole, è una persona speciale. Stasera è stato grandioso perché è di una normalità proprio, è di un equilibrio, è proprio un ragazzo semplicissimo, e vederlo da fuori uno probabilmente si crea una figura differente. Lui nella sua normalità ha questa grandissima personalità di prendersi poi carico di tutte le responsabilità che si vuole. Insomma, Mauro è stato grandioso, grandissimo, grandissimo uomo, grandissimo professionista.